E no, non voglio andare avanti perché sennò dopo mi fai le domande e me le brucio. Andrea, giovedì dovevo incontrarti in pista, però purtroppo non sono riuscito a venire perché ho avuto delle conference call con Chicago. Mi è arrivato un pacco dalla Germania di un'azienda innovativa, di una scarpa che è anche di un marchio che non abbiamo ancora testato qui sul canale, quindi per me, secondo me, oggi sarà molto molto difficile che tu possa indovinarla. Mi devi semplicemente dire, come al solito, quanto pesa questa scarpa, di che marchio stiamo parlando e poi soprattutto raccontarmi quali sono le caratteristiche. Sei pronto e non farti distrarre dai social network. Scusami, Max. Ma tu da quale social utilizzi? Twitter? No, stavo scrivendo su Instagram, ma non ti ho taggato anche stavolta. Mannaggia. Vabbè, la prossima ti taggo. Mi Sei spiace. pronto comunque? Ci sono documenti dentro, c'è scritto. Vediamo, vediamo. Sto già pensando alla marca quale potrebbe essere. Diventa Secondo difficile. me non lo indovinerei mai, ma comunque vabbè, magari tu qualche spoiler te lo faccio sempre, però direi che in questo momento te la lancio. Sei pronto? Vado? Dai, attento. Aia! L'ho lanciata bene, l'ho lanciata bene, l'ho lanciata bene. Ho paura, cioè ho paura, sto già pensando, sto intanto togliendo sto pezzo qua perché sto pensando che le on una l'abbiamo testata, quindi non può essere una on. Tra l'altro hai visto la mia analisi a Wall Street delle On, però vabbè, questo è tutto un altro discorso, quindi. Aia! Prima mi stavi dicendo se ce l'avrei fatta, ma è il bello dell'unboxing, no? Le prime volte c'avevo difficoltà, mi sto tagliando le unghie, assolutamente. Ma ci hanno chiesto perché non usi un taglierino. Allora, sta andando avanti il cronometro. Questa qua è la chiave nuova del cancelletto che taglia un casino. Adesso taglia un casino, tra un po' non mi aprirà più il cancelletto, ma vabbè, quello lì è un altro grosso Ci problema. sono i documenti. A tirar fuori i documenti senza guardare i documenti. Questo lo rimetto dentro la scatola. Allora, questa è la scatola. Questa dentro. Hai già visto di che colore è la scatola? No, no, non l'ho vista, giuro. Allora, la prima domanda che ti faccio è: ha il carbonio o non ha il carbonio? Minchi, sì, ce l'ha, ce l'ha. Ce l'ha il carbonio, infatti è una di quelle scarpe che non abbiamo potuto testare nella famosa recensione classifica delle top 10 di scarpe con il carbonio. Ma se la indovinassi? Ma no, prima dimmi quanto pesa. Non pesa poco, eh. Non pesa poco, io direi sopra i 250. Può darsi che sia intorno ai 250. Senti, io so che scarpa è. Come si chiama questa scarpa? Speed Carbon RC, quindi Carbon HC no, ma RC. Va bene, io direi provatela un secondo e dimmi. Oddio, cos'è? 27 centimetri, rischiamo che sia abbastanza stretta. Non ti fare queste paranoie sui centimetri perché poi. No, infatti bisogna capirla, ma se è stretta e fa la fine delle Skechers. Stamattina dovrebbe essere abbastanza resistente. Wow, infatti no, mi è entrata, mi sta al pelissimo. Quindi diresti stesso numero o mezzo numero in più? Stesso numero solito. Guarda che devo dire che ultimamente tranne poche poche scarpe stanno andando tutti sullo stesso numero, diciamo. Finalmente l'hanno capita. Ecco, il mio sogno sarebbe che oltre che l'americana e la giapponese, anche la misura europea e quella UK siano uguali per tutte, ma mi sembra una roba così difficile da fare che boh. Allora, l'ho messa su, ti direi che così è perfetta per andare a fare qualche aperitivo. Adesso la devo provarsi sulla, perché mi sembra abbastanza dura come intersuola. Vabbè, adesso ti suggerisco, come al solito, di fare qualche minuto di pausa, poi la testiamo e poi ti chiedo le due o tre cose che secondo me caratterizzano questa scarpa in modo tale che tu possa offrire al nostro pubblico qualche consiglio. Vado subito. Ero un po' distratto dalla scarpa, adesso non dai social. Dica, dica. Andrea, prima che vada via la luce, ti volevo chiedere cosa ne pensi di questa scarpa e soprattutto partirei dalla piastra in carbonio che mi sembra particolarmente efficace. Scusami, ti stavo taggando nelle storie. L'efficacia non lo so, lo diremo nei prossimi video. Sicuramente prende sicuramente da qua in avanti, ma credo che a questo punto sia praticamente tutta la
la zona dell'intersuola coperta dal carbonio. Mi ricorda molto la Dios Pro 1, intersuola molto dura, quindi immagino che sarà abbastanza reattiva. Ma apro e chiudo parentesi, ai tempi le scarpe dure e secche stancavano abbastanza, adesso essendo alte praticamente 2-3 cm relativamente non ce l'hanno questo problema, quindi potrebbe essere una scarpa ottima per chi vuole sentire tra virgolette il terreno, perché non lo si sente comunque perché sono alte. Vuole un maggior risposta a livello di intersuola. Tu dici che è una scarpa tra virgolette dura, io l'ho provata, mi sono innamorato in un secondo. Ma infatti forse ci completiamo abbastanza, perché a te piacciono le scarpe dure, secche, io amo, o meglio, sto diventando vecchio e incomincio ad amare le scarpe morbide che mi coccolano. Però cioè, alla fine, ripeto, con tanta schiuma così fondamentalmente dura, morbida, cambia poco, perché alla fine l'ammortizzazione rimane quella che deve essere per la gara e a noi ci interessa la reattività dell'intersuola. Uno dei feedback che mi hanno dato è che questa scarpa tendenzialmente non solo vada bene per coloro i quali corrono abbastanza velocemente, più o meno come noi, più o meno, ma anche e soprattutto quelli che tra le 3 ore e le 3 ore e mezza volessero migliorare i propri tempi in maratona. Che sensazione hai avuto nei primi 5 minuti di utilizzo? Diciamo che è una scarpa solida che non cede, quindi meglio di altre, vedi Vapor forse per chi cede un pochino, sicuramente ha una pianta abbastanza stretta, quindi forse per i veri per pronatori pesantini, anche se c'è un po' più di controllo rispetto ad altre, non so se sopra i 75 kg ce la veda bene. Va bene, comunque poi da questo punto di vista faremo una recensione completa, è ovvio che questo è solamente le prime impressioni, non l'abbiamo nemmeno usata in corsa, però secondo noi questo è un aspetto interessante, perché quando si va al negozio non è possibile provarla per 100 km la scarpa. Sì, esatto, poi queste qua sono scarpe da gara un po' personali, quindi boh. Però sì, in effetti sta cosa della durezza dell'intersuola secondo me apre un pochino di più il mercato degli utilizzatori, perché sicuramente ti mantengono il piede un pochino più protetto. Una domanda sulla conchiglia, come l'hai vista? E secondo me la stabilità è eccezionale da questo punto di vista, cosa ne pensi? No, infatti conchiglia, la vera conchiglia che non si vedeva, anche questa roba qua secondo me tanti l'hanno persa, ma a me non ha mai creato problemi al tallone. Secondo me è giusto che sia abbastanza dura come questa qua, perché alla fine ti deve dà molta stabilità al piede. Va bene, io direi che nei prossimi giorni faremo i test in pista, magari io la utilizzo, vorrei fare un test di Cooper per capire la mia condizione, magari utilizzo queste. Comunque nei prossimi giorni ci vediamo a Garbagnate e poi mi dirai cosa ne pensi di questa scarpa. Sperando che non sia ghiaccio dalla pista, perché sennò ti voglio vedere a correre un test di Cooper in pista. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.